La Corea del Sud rappresenta la 13ª potenza economica mondiale, quarta di quelle asiatiche. Tra i marchi più noti, colossi quali Samsung, LG, Hyundai, in Abruzzo si aprono le porte alla collaborazione grazie all'intervento del senatore di Forza Italia, Antonio Razzi, non nuovo alle iniziative di collegamento tra paesi emergenti e il suo Abruzzo. Far conoscere l'Abruzzo, dove è situato l'Abruzzo, perché molti non lo conoscono, ma anche per, appunto, per aprire la strada ai nostri imprenditori dove possono commercializzare con altri paesi. Questa volta diciamo, è stata la Corea del Sud, ma ci saranno ancora altri ambasciatori che verranno qui. A presentarsi davanti a un parterre di 40 imprenditori è l'ambasciatore coreano Yong Yun Lee, che spiega di essere in visita per sondare le potenzialità di mercato della nostra regione, offrendo la possibilità di proporsi a tutte quelle imprese interessate alla Corea del Sud. Questa è una buona opportunità oggi attraverso il seminario per conoscere di più i settori di attività e di sviluppo che possono esserci con la regione Abruzzo. Nel momento in cui le imprese abruzzesi fossero interessate a incontrare o a fare scambi tecnici commerciali con queste imprese coreane, noi potremmo comunque organizzare un luogo e altre varie opportunità di collaborazione future. L'Abruzzo non è nuovo nei rapporti di esportazione con la Corea, infatti, come spiega il presidente della Camera di Commercio di Pescara, solo 2 anni fa sono già stati stretti i rapporti economici che oggi toccano la cifra di 26 milioni di euro sull'intero territorio. La Corea infatti si presenta come una terra economicamente ricca e ricettiva. A giugno ci sarà una nuova missione che siamo convinti sarà numerosa anche questa. Stamattina ci sono 40 aziende che si sono iscritte a partecipare all'incontro con l'ambasciatore Lee e con il direttore della Camera di Commercio Italo-Coreana, il dottor Martorana. Stiamo parlando per l'Abruzzo di 26 milioni di euro di esportazione base 2014 e che sembrano un numero non importante, ma se tiene presente che c'è stato un aumento di quasi il 30%, siamo passati da 20 milioni a 26 milioni nel giro di un anno, lei capisce che è un mercato assolutamente interessante.